Davide, partiamo dall'azione del gol. Cosa è successo? Come l'hai vista? Perché tu eri lì vicino, no? Sì, il gol secondo me è iniziato tutto, dobbiamo essere più convinti, cioè dobbiamo capire che adesso il dettaglio fa la differenza e già prima del cross dobbiamo essere più decisi nel spazzare via meglio la palla e poi c'è stato un bel cross, la palla è schizzata e non sono riuscito ad arrivarci e dietro di me c'è stato un mezzo rimpallo, adesso lo devo rivedere, la palla è entrata, quindi bisogna stare attenti ai dettagli in questo momento, non possiamo permetterci errori. Secondo me la prestazione comunque c'è stata, però non basta, dobbiamo rimboccarci le maniche, lavorare di più e stare molto più concentrati in qualsiasi dettaglio, sia quando non abbiamo la palla, sia quando ce l'abbiamo. Siete preoccupati da una classifica che, vedete, non so se c'è un punto che non sono preoccupati. Ma in realtà non è che siamo preoccupati, noi sappiamo che col lavoro possiamo uscire da questa situazione. Secondo me ci sono buone individualità, adesso cercheremo di diventare sempre più gruppo ed aiutarci e pensiamo partita dopo partita. Quindi non sono preoccupato, ma sicuramente dobbiamo stare attenti e focalizzarci ogni giorno su certi aspetti che dobbiamo migliorare per portare a casa i punti. Grazie. Ciao Davide, ben Ciao. trovato. Grazie. Innanzitutto ti aspettavi di partire oggi subito dall'inizio, dopo pochi giorni in cui sei arrivato? No, in realtà non me l'aspettavo, però ringrazio il mister per la fiducia e sono molto contento di essere sceso in campo subito perché comunque mi sono sempre trovato bene qua e non vedevo l'ora, quindi sono contento di essere sceso in campo nonostante il risultato. Abbiamo visto comunque tornare qui prima del coro, dopo il tuo ritorno con i tifosi, nonostante, a parte il risultato, comunque è stata una bella emozione. Sì, è stata una bella emozione. Naturalmente purtroppo non abbiamo portato a casa la vittoria, però sono molto contento di essere tornato. Mi piacciono le sfide e sono molto contento di essere qui, quindi. Davide, tornando anche da parte mia, ti Grazie. chiedo le tue impressioni dal tuo rientro. Che squadra, che gruppo hai ritrovato a distanza di questi mesi e giocatori a parte, quali sono le differenze che hai notato? Vabbè, sicuramente è un gruppo diverso dagli interpreti, ci sono tanti ragazzi nuovi, quindi non è mai facile assemblare ogni anno squadre partendo da pochi elementi che si conoscono, però ho trovato gente con qualità individuale e ragazzi molto applicati che seguono le indicazioni del mister. Quindi, ripeto, dobbiamo essere solamente più consapevoli di noi stessi, avere più cura di tutti i dettagli e capire che ogni palla, ogni azione è importante per cercare di portare a casa i 3 punti, che è quello che serve. Ti chiedo da persona che vive il campo quotidianamente, punti alti in classifica a parte, che cosa manca a questa Ancona rispetto a quella dell'anno scorso? Ah, sicuramente è un gruppo più giovane, però non ho mai guardato l'età come un problema, anzi. Secondo me, vedendo la partita di oggi, quindi io alla fine sono arrivato da poco e mi baso sulle partite, sicuramente dobbiamo essere più concentrati, come ho già detto, e non voglio essere ripetitivo nei dettagli, e essere più lucidi, secondo me, nell'ultima scelta, quando arriviamo lì davanti dobbiamo essere più lucidi e fare la scelta giusta, che alla fine è quello che ci serve per riuscire a fare gol e quindi anche portare a casa punti. Posto. Grazie. Grazie a voi.